Ciao a tutti, sono Monia, istruttore allenatore personal trainer per la Giva come Great Instrument Wellness Assistant. Oggi vi faccio vedere dei nuovi esercizi che sono a metà tra lo yoga, il rilassamento, la concentrazione, il baricentro e la tonificazione. Dato che comunque voglio farvi vedere un po' di tutto sul trampolino, dovete essere consapevoli del fatto che tutto è possibile fare qui sopra, facciamo una cosa che è a metà tra una cosa e l'altra. Vi ho già spiegato che ciascuno degli esercizi che si fanno sul trampolino servono per allenare anche la vostra propriocezione. Quindi anche quando si fa dello yoga o dello stretching o del pilates sul trampolino, tutto è esageratamente aumentato all'ennesima potenza. Ad esempio, se voi siete caldi, volete fare i vostri 10 minuti di esercizi quotidiani, volete allenare l'esterno coscia e l'addome in propriocezione, in equilibrio sul trampolino, potete fare in questo modo. Il piede sinistro rimane al centro rispetto a tutto il resto del trampolino. Inspirate profondamente e cominciate in equilibrio con le braccia fuori, i palmi delle mani verso l'alto, a tenere la posizione. Ora, per tenere questa posizione, in realtà avrete il vostro piede sinistro che spinge sul trampolino. È possibile farlo anche a terra, quindi è possibile tenere l'equilibrio anche in questo modo, solo che obiettivamente è un po' più difficile sul trampolino, perché dobbiamo contrastare la microoscillazione, la microvibrazione della tela. In questo modo ci si allena molto più velocemente all'equilibrio e si lavora su tutti i muscoli contemporaneamente. State un minuto così, respirando profondamente. Dopodiché, per aiutarvi, mettete le mani dove volete. Potete metterle anche sui fianchi ed è possibile sollevare in questo modo, a partire almeno da 45 gradi, la gamba sinistra. L'escursione e il sollevamento deve essere piuttosto ampia, anche perché nel momento in cui voi state lavorando sulla gamba sinistra sentirete ovviamente più che altro la gamba sinistra, vero Federica? Allora, il lavoro che viene fatto è semplicemente sulla gamba sinistra. Facendo 12 o 15 ripetizioni per 3 volte, voi non appoggiate, ovviamente chi di voi ancora non è abituato a lavorare sul trampolino può appoggiare, riprendersi, respirare, anche perché è un lavoro abbastanza legato al potenziamento, un lavoro dispendioso. Se riuscite a non appoggiare, portate la gamba dietro. Ve lo faccio vedere di profilo, mentre Federica rimane così, ve lo faccio vedere di profilo e anche da dietro. Quindi di profilo il lavoro è di questo genere e all'inizio sicuramente voi non lo farete in questo modo e dietro il lavoro è di questo genere. Dopo essere stati un minuto in questa posizione e magari partite da 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 30 secondi, fate una cosa in evoluzione, fate anche in questo caso 12 ripetizioni di apertura per 3. È possibile che voi ancora non riusciate a stare in equilibrio. Questo è effettivamente un esercizio un po' avanzato, ma per iniziare sia verso l'esterno che dietro di voi è possibile fare questi esercizi appoggiando. Appoggio, appoggio, finché, dato che ne farete di più di uno, finché riuscirete a non appoggiare. Si esaurisce completamente la gamba destra e si ripete dalla gamba sinistra. Per allungare ed effaticare il lavoro che è stato praticamente lungo tutti i femorali soprattutto e per il centro, si scende tranquillamente qualche secondo in questo modo, ci si allunga con le ginocchia sul trampolino e si fa anche questo esercizio di stretching, di allungamento, rilassamento, tenendosi alla protezione, si spingono i glutei dietro, si rilassa la testa, collo e spalle. Guardo avanti, inspiro, sollevo, scendo. Sollevo. E per oggi grazie da Federica Monia Giva.